Buonasera da Europa TG. Alla vigilia di Pittsburgh la Commissione europea ha adottato l'atteso pacchetto di proposte legislative tese a rafforzare la vigilanza del settore finanziario. Tra le novità, l'istituzione di un board europeo per i rischi sistemici e tre diverse autorità di settore. La Germania è il 24esimo paese membro dell'Unione Europea ad aver ratificato il Trattato di Lisbona. Il presidente Horst Köhler ha infatti firmato le leggi di accompagnamento richieste dalla Corte Costituzionale tedesca. Ora si aspetta solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. All'appello mancano solo Polonia, Repubblica Ceca e Irlanda, dove il prossimo 2 ottobre si svolgerà il referendum decisivo. La Corte di Giustizia Europea ha annullato la decisione con cui l'esecutivo comunitario aveva assegnato un tetto massimo di emissioni di CO2 a Polonia ed Estonia. In questo modo, secondo il Tribunale di primo grado, la Commissione ha oltrepassato le competenze che le sono state conferite. Più di 500 milioni di euro, a tanto ammontano i danni della guerra nella striscia di Gaza dello scorso inverno. A calcolare gli effetti devastanti dell'operazione israeliana denominata Piombo Fuso, un rapporto della missione europea inviata sul campo. Oltre 15.000 le case danneggiate, di cui più di 4.000 rase al suolo, 100.000 almeno gli sfollati. Le cifre di Bruxelles che raccontano l'ultima guerra di Gaza presentano una situazione gravemente compromessa. Metà della popolazione disoccupata, e anche contando chi lavora, l'80% dipende comunque dagli aiuti esterni. 9 attività commerciali su 10 hanno chiuso, circa la metà dei terreni agricoli non sono più fertili né accessibili. Mentre la distruzione dei servizi idrici, fognari e di raccolta dei rifiuti hanno creato una vera e propria emergenza ambientale e sanitaria. Tra le iniziative, l'Unione Europea attiverà 41 programmi in 7 ambiti, tra cui ricostruzione, occupazione e sanità, per un totale di 500 milioni di euro. A partire da gennaio 2010, la TV pubblica spagnola non trasmetterà più spot pubblicitari. Il passaggio sarà graduale. Nei prossimi 3 mesi la pubblicità sarà infatti ridotta del 50%, per poi scomparire del tutto all'inizio del prossimo anno. Obiettivo: tagliare i costi della pubblicità sui canali pubblici. Le TV private ringraziano e sperano in questo modo di uscire dalla crisi. Roberto Saviano, candidato al premio Sakharov per la libertà di pensiero. La richiesta è dell'europarlamentare dell'Italia dei Valori, Sonia Alfano, che ha proposto lo scrittore di Gomorra per portare all'attenzione dell'Europa il problema della mafia. Il 30 settembre a Bruxelles saranno resi noti i 3 finalisti. Gli aggiornamenti sul sito europanews.eu.